Ciao ragazzi, questo è un nuovo video di YouTube, è un video molto particolare e per quel che mi riguarda è anche un video molto toccante perché oggi vi voglio raccontare quello che mi è successo in questi giorni, pochi giorni fa almeno. È successa una cosa che nessuno vorrebbe succedesse mai all'interno di una famiglia, soprattutto per una persona come me che fa della famiglia la sua arma migliore. Per me la famiglia è tutto, il mio sogno più grande è crearmi una famiglia e quindi credo che sia fondamentale sapersi portare rispetto l'uno con l'altro, anche a volte mettendo da parte l'orgoglio. Quello che mi è successo pochi giorni fa è fondamentalmente quello che succede all'interno di ogni famiglia, credo, o comunque in ogni famiglia sana. E quello che succede è che a volte si può litigare, si può discutere. E quello che mi è successo a me è proprio questo. Pochi giorni fa ho avuto una discussione accesa con mio papà ed è finita abbastanza male. Sono volate diverse parole, sono volate diverse cose che né io né lui sicuramente pensiamo da padre e da figlio, e io penso che può succedere, l'importante è saper rendersene conto e mettere da parte l'orgoglio, potendo chiedere scusa e ricominciare al meglio. Quello che è successo a me è fondamentalmente questo: non sono riuscito a dormire per 2 notti, ho riflettuto tantissimo e credo che, indipendentemente dal fatto che io pensi o meno di aver ragione, la mia parte da peccatore, diciamo così, l'ho fatta e quindi è giusto chiedere scusa. E quello che vi farò vedere in questo video, quello che vi farò vedere è proprio come andare a chiedere scusa, nel senso che non sono uno che fa le cose banali, non gli piacciono, pensa sempre in grande. Quindi ho pensato a qualcosa di carino, molto semplice ma carino, per poter chiedere scusa a mio papà, fargli capire che lui per me è l'uomo migliore del mondo, l'uomo della mia vita e che io a lui tengo tantissimo. Vi voglio far vedere 2 cose che ho pensato. Caro papà, mi rendo conto di essere spesso superficiale nei tuoi confronti. Negli anni ho sempre di più sottovalutato la tua presenza. Non capivo i tuoi momenti di stress e di rabbia causati dal lavoro e non riuscivo ad accettare il tuo modo di fare. Crescendo poi, ho iniziato a pensare che la soluzione migliore fosse risponderti a puntino, piuttosto che cercare di capirti e di supportarti. Caro papà, quante litigate che ci siamo fatti. Quante serate senza dialogo e quanto tempo sprecato a dirci cose senza senso, che nessuno dei due pensa minimamente. Sai, ho sempre preferito darti contro piuttosto che difenderti, non capendo mai l'amore che provi nei confronti dei tuoi figli e della tua famiglia. Ho il cuore a pezzi se ripenso tutto il tempo che abbiamo perso dietro a musi lunghi, piuttosto che divertirci e conquistare il mondo. Ma sono allo stesso modo felice ed entusiasta di aver capito per tempo l'amore che proviamo l'uno per l'altro. Caro papà, oggi sono qui a chiederti scusa per tutte quelle volte che non ti ho difeso e per tutte quelle volte che non ti ho aiutato. Ti chiedo scusa per non esserti stato vicino quando ne avevi bisogno, per averti detto pochi ti voglio bene, papà, rispetto a quelli che avrei dovuto e potuto dirti, e soprattutto per aver troppe volte preso sotto gamba l'importanza di un papà. Caro papà, ti scrivo queste parole per chiederti di ripartire, insieme, più forti che mai, perché senza di te, senza il tuo aiuto, non potrò mai essere l'uomo che spero di diventare un giorno. Scusami, papà, ti amo moltissimo. Ste. Vedi, il concetto è molto semplice. Puoi avere tutto l'oro del mondo, tutte le ricchezze del mondo, tutte le case, le macchine, gli oggetti più costosi che questo pianeta ti può offrire. Puoi avere tutto quello che vuoi, ma se non sai chiedere scusa, se non sai mettere da parte l'orgoglio, mi dispiace, ma vivrai sempre una vita al limite delle tue potenzialità, delle tue libertà. Amare e volere bene è l'unica soluzione per vivere una vita a pieno e al massimo delle tue qualità. Di tutto quello che puoi ottenere, non è la quantità che fa la differenza, ma le qualità delle tue azioni che determina la persona che sei. Io ti auguro e mi auguro che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto, ti possa far capire davvero che la famiglia, i genitori, il padre, la madre, i fratelli, le sorelle siano veramente tutto l'oro del mondo, siano veramente loro l'essenza di questo pianeta, perché loro ti possono aiutare nei momenti difficili, nei momenti più duri, a ripartire e a trovare la persona vera che meriti di essere. Io ti auguro una buona evoluzione e noi ci vediamo nel prossimo video.